Chissà se vi è mai capitato o vi capiterà, spero di no, di dover fare dell'aerosol al vostro gatto. Il mio è molto raffreddato, ha incominciato a starnutire, è molto forte e continuamente. Fortunatamente avendo soltanto del liquido proprio che gli usciva dal naso, ma limpido, quindi non c'è una infezione perché nel caso il muco sarebbe scuro e comunque insomma non di questo tipo. Comunque sia, avendo starnutito tantissimo e continuamente durante la giornata, la dottoressa mi ha prescritto di fare l'aerosol. Potete immaginare la mia sorpresa di oddio, adesso come gliela faccio l'aerosol al gatto? Quindi miscelando comunque, preparando l'aerosol con Fluimucil e un paio di gocce di Clenina, quello che poi usiamo per noi, ci forniamo innanzitutto della gabbietta di un asciugamano e il mio aerosol è fatto in questo modo, quindi ho dovuto assicurare come vedete, così l'ho dovuto bloccare in questo senso, mettere il filo come è necessario, quindi a questo punto vado a prendere il mio gatto e lo infilo qui dentro. Una volta che il vostro gatto è all'interno, ovviamente non è assolutamente felice perché dopo la prima esperienza, naturalmente, insomma, scappano di qua e di là ad ogni minimo movimento sospetto e a questo punto non fate altro che azionare l'aerosol, e coprire con l'asciugamano tutta la gabbietta in maniera tale che all'interno ci sia tutta una nube, si sviluppi tutta una nube che il gatto respira, che subito dopo lo farà stare veramente molto meglio. Già dalla prima applicazione di aerosol ci siamo trovati in ottime condizioni. Adesso vi faccio vedere tra un pochino come proprio si crea una nube che lui deve respirare ad ogni costo. Naturalmente odia questa condizione e miagolerà disperato, ma tutto quello che facciamo è per il loro bene. Ecco, vi faccio vedere come, ecco, si sviluppa tutta una serie di fumo all'interno, no? Che lui ovviamente respira. Ciao! Dai, dai, che è quasi finita, su!